L'ultima brillante idea è del ministro Boccia. Tracciare gli aperitivi piuttosto che i contagiati. Così 60.000 persone potranno esaudire il proprio desiderio di dare la caccia agli untori indossando la pettorina degli assistenti civici, si chiamano così, volontari assoldati dalla protezione civile per ricordare le regole della fase 2. Per evitare gli assembramenti servono dei dissuasori umani, hanno pensato Boccia e il suo staff. C'è da dire, a onor del vero, che l'idea del ministro Boccia non piace nemmeno addirittura al governo, che infatti dice di non aver concertato nulla con lui e anzi ha definito l'uscita di Boccia una fuga in avanti. Non benissimo, direi. Attenzione, è vero che gli assembramenti sono pericolosi, lo dicono gli studi, lo dicono gli epidemiologi, però l'idea delle ronde antivirus lascia un po' perplessi, vediamo perché. Innanzitutto i numeri. Dal 18 al 24 maggio la polizia ha controllato 881.355 persone, 342.295 attività commerciali, tutti per il rispetto delle norme anti-Covid. Le sanzioni? Le sanzioni sono state lo 0,45% sulle persone e meno dello 0,1% per le attività. Non c'è qualcosa di strano? Cioè, questo significa o che stiamo parlando troppo di un fenomeno assolutamente marginale, oppure significa che le forze dell'ordine si sono messe a controllare solo quelli in regola, non riuscendo a scovare in giro invece i colpevoli. Tutti e due gli scenari nel caso sono molto preoccupanti. Poi c'è la questione dei carabinieri, poliziotti, esercito, finanzieri, polizia locale, gli uomini della forestale, quelli della marina, quelli dell'aviazione, che sono già a disposizione, se ci pensate. Servono più uomini per controllare l'ordine pubblico? Benissimo. Allora forse sarebbe il caso di approfittarne per assumerne di nuovi, così magari anche più propriamente preparati. Mettere per strada invece dei novelli sceriffi, magari gli stessi che hanno fatto nella fase 1 i cecchini dei propri vicini del balcone, per mandarli a interloquire con bande di giovanotti con l'aperitivo in mano, non sembra un'idea fulminante. Pensateci bene, no. A proposito, si legge che il bando per reclutare gli assistenti civici sarà gestito dalla Protezione Civile e sarà rivolto a pensionati, inoccupati, lavoratori in cassa integrazione e persone che ricevono reddito di cittadinanza o altre forme di sostegno. Cioè, davvero siamo sicuri che mandare in giro dei pensionati, che sono la fascia più debole per quanto riguarda il virus, sia una buona idea? No, dai, anche no. Sarebbero utili, ad esempio, invece, non so, dei volontari che traccino i contagiati, che si facciano raccontare i loro spostamenti nei loro ultimi giorni, quando si presume che potessero essere contagiosi, che si occupano di contattare le persone con cui hanno avuto a che fare i contagiati e che si occupino magari che in tempi brevissimi vengano sottoposte queste persone ad un tampone. Così, solo per proporre un'idea, ma sembra perfino troppo facile dirlo. Poi c'è un altro ulteriore aspetto negativo. Con questa idea delle ronde dei paternalisti, Boccia è riuscito addirittura a far urlare allo Stato di Polizia, a farsi dare lezioni di democrazia dagli stessi che hanno celebrato Almirante qualche giorno fa. Insomma, un capolavoro politico, direi. Buon martedì.